Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi del 15 giugno. Vediamo subito quali sono le notizie della giornata. Vi ricordo che questa sera c'è Quarta Repubblica, quindi state tutti là sintonizzati per vedere, per esempio, cosa ci dice questa sera Alessandro Di Battista, Quarta Repubblica, l'intervista che ci svelerà qualche cosa di più rispetto a quello che oggi i giornali scrivono, e cioè scrivono che Grillo se la prende con Di Battista. Se la prende con Di Battista perché Di Battista ha chiesto una cosa piuttosto banale, se mi posso permettere, cioè che si facesse un congresso, posto che oggi il capo politico sembra Rocco Crimi, uno che anche a voler di bene non è esattamente la punta di diamante del Movimento 5 Stelle, posto che ce lo ricordiamo l'ultima volta in quello streaming con la Lombardi, che peraltro mi sembra abbia avuto tutt'altra dimensione politica. Vediamo qua se siamo a posto col microfono. Sì, ma io non è che mi voglio occupare tanto delle questioni, delle liti tra Grillo e Di Battista, sono affari loro, però vi devo dire semplicemente un piccolo slogan che mi è venuto in mente ovviamente oggi leggendo i giornali riguardo al grillismo, e cioè che oggi Di Battista sembra, se posso permettermi, Grillino, mentre Grillo mi sembra non esserlo più. È esattamente questa la vicenda. Grillo che appoggia Conte, che fa gli stati generali, che vede la Troica, che appoggia il MES, che arrivano con 700 carabinieri, con i cecchini, che fanno il pasto frugale, ma in realtà sono gli stuzzichini. Oggi si diverte sugli stuzzichini Claudio Sabelli Fioretti, peraltro ci eravamo divertiti anche noi, cioè sul fatto. Si passa dal servire le pizze a tavola di Di Maio a Villa Dora Doria Pamphili. Ecco, questo è si passa dallo streaming alla segretezza di tutto quello che avviene in quella piazza, di cui scrive, in quella villa in cui scrive anche oggi Ricolfi. Venti di scissione. Ritorniamo al Movimento 5 Stelle, invece è il titolo che dedica alla vicenda Grillo Di Battista, come si chiama, la Repubblica. Però lì la cosa più importante è l'intervista che fanno a Paragone, che dice: il movimento ha rinnegato completamente quello per cui era nato. Oggi, dice, governiamo con Gualtieri, che è un europeista convinto. Noi la pensavamo completamente diversa. E poi dice: Bonafede, e questo è quello che dice Paragone, Bonafede è un personaggio della vecchia politica, altro che onestà, onestà, onestà. E questa roba qua la dice Paragone, senatore, non so se ancora del Movimento 5 Stelle, che evidentemente dà la stura a un Movimento 5 Stelle in cui ci sono due anime. Stiamo molto chiari tra di noi. L'anima che vuole completamente concludere la legislatura. Vi racconto un aneddoto che mi ha raccontato un senatore della Lega l'altra sera. Io non rivelo nomi e cognomi perché sono vincolato alla segretezza. Il senatore della Lega viene avvicinato da una senatrice del Movimento 5 Stelle che gli dice: senti, io passerei anche con voi. E il senatore della Lega dice: beh, insomma, bene, perfetto, loro sono ben contenti. È passato l'altro giorno uno di Forza Italia alla Lega, ora ne passa uno del Movimento 5 Stelle, cioè aumentano la pattuglia elettorale. E la senatrice del Movimento 5 Stelle dice: passo con voi solo a un patto. E il senatore della Lega dice: beh, ma qual è questo patto? Voglio dire, la nostra politica la conosci? Beh, il patto è che voi non cambiate, non facciate cadere questa legislatura. Ecco, il patto che la senatrice voleva era non far cadere la legislatura, perché lei si pizzica 14.000 euro al mese, e se ritornasse a non far nulla che faceva prima, evidentemente questo senatore della Lega, questo senatore del Movimento 5 Stelle, questi senatori del PD, questi senatori di Forza Italia, questi senatori radicali, questi senatori, tutti i senatori avrebbero un piccolo problema di portafoglio. Insomma, non è un'indiscrezione particolarmente succosa, ma dà il senso di come ci siano alcuni beneficiati del Movimento 5 Stelle che sono, devo dire, come posso dire, sono lì che ancora si prendono gli stipendi e non credono dove si trovano, e c'erano alcuni del Movimento 5 Stelle che forse avendo una professione prima ne incontrati tanti, non è che sono tutti gli scappati di casa, come si dice. Il senatore Licheri, che viene spesso da noi, faceva l'avvocato, peraltro di Grido, ma lo stesso Patuanelli faceva l'ingegnere, fa lo ministro dello sviluppo economico. Molti di questi hanno un mestiere oltre a quello della politica, posto che non è che sia sbagliato avere come mestiere solo la politica, ma certo, da zero a 100, un tempo c'era un cursus honorum per diventare senatori o parlamentari, ne passa il mondo. Perciò il punto fondamentale è che questi qui ci sono dei senatori che andrebbero con chiunque pur di continuare la legislatura, e ci sono altri invece che dicono: non possiamo continuare a fare un Movimento 5 Stelle di questa fatta. Uno di questi è Paragone, e mi sembra di capire nella linea c'è anche l'idea di alcuni senatori che stanno con Di Battista e contro questa tendenza filogovernativa di questo momento. Pensate che se si dovesse fare la scissione si andrà a votare? Io non ci credo proprio.
Io penso che questo sarà un Parlamento per cui tutti saranno tutti là convinti che si debba continuare a finire la legislatura, vieppiù se dovesse passare il referendum, per cui si diminuiranno i posti in Senato e alla Camera. Se si diminuiscono i posti, si diminuiscono gli stipendi e probabilmente molti di loro vogliono farsi l'ultimo giro. Altra cosa di giornata sono, ve l'ho detto, gli Stati Generali. Beh, oggi è il turno di Colao, che arriverà per la prima volta, si vede col governo, prende un aereo da Londra, probabilmente ora è aperta, può tornare in Italia. Tra l'altro c'è scritto oggi sul Messaggero che venerdì finalmente si dovrebbe chiudere la questione di Alitalia, si dovrebbe fare questa new company, non vediamo l'ora che finalmente esca per la 15ª volta, penso, da un commissariamento, inizi a ragionare come un'azienda e non come una specie di ameba. Ma comunque, oggi mi ha scritto una persona degli aeroporti che lavora nell'handling degli aeroporti, in cui questi qua sono degli altri devastati, cioè hanno retto la spinta di Alitalia, hanno fatto l'handling, hanno gestito noi incazzati con Alitalia o con quelle compagnie o con le low cost, perché facevano casini. Questi qui sono altre vittime completamente dimenticate della cassa integrazione, che arriva solo in forma ridotta. Ma gli Stati Generali oggi non parlerà di cassa integrazione, non parlerà di 600 euro, parlerà della riforma della pubblica amministrazione. Cavolo, non ci avevamo pensato che fosse necessaria fare la riforma della pubblica amministrazione. Porca puttana, che idea! Per esempio, se uno si alzasse e dicesse: sai che facciamo? Nella riforma della pubblica amministrazione mettiamo la cassa integrazione per quelli che si bloccano durante il lockdown. Pensa tu che cosa sarebbe successo. No, la riforma generica della pubblica amministrazione. Ci mettiamo 10 personaggi della pubblica amministrazione che riformeranno la pubblica amministrazione. Beh, poi l'altra idea geniale, oggi ce l'anticipa Repubblica. Ma perché non ci abbiamo pensato noi? È ovvio che Colau guadagna milioni di euro e noi siamo degli sfigati, perché sapete che ha pensato Colau? No, questo avrei dovuto dire, perché è geniale, non capisco come noi non ci si sia, cioè come è possibile non averci pensato? Sapete che si è pensato lì con i tecnici, Giovannini, tutti i tecnici ci sono messi tutti intorno a un tavolo. Sapete che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ridefinire il rapporto tra scuola, università e mondo delle imprese. Ma porca puttana, oh! Ma questa è una cosa geniale, ridefinire il rapporto tra scuola, università e mondo delle imprese. Oh, ma perché non ci abbiamo pensato? L'uovo di Colao, rivedere il rapporto tra scuola, università e imprese. Porca miseria, è una cosa geniale. Quelli si erano fatti l'apprendistato, quell'altro si era inventato lo scambio scuola-lavoro, tutte minchiate, è vero, c'ha ragione Colao, si potrebbe fare questa roba qua. Ha ragione anche Ezio Mauro oggi. Porro, che squallido personaggio senza dignità e onestà intellettuale. C'è uno che viene qua e dice che io sono uno squallido personaggio, quel deficiente, un coglione, che viene qua sul mio sito, se ne può andare via. Oppure, come è successo a Radio Rai, che io non conosco, Radio.radio, è una radio che andava in onda su YouTube, l'hanno fatta fuori perché diceva che si occupava dei bambini e dei pedofili, cosa che ovviamente Radio Radio avrà fatto, secondo me, delle storture tremende, avrà scritto delle cose mostruose, avrà magari ripreso un mio pezzo, non lo so, o preso un pezzo di un comunista tremendo, ma l'idea che questa qua venga bannata da YouTube con una mail, guardate, è una cosa incredibile, perché avrebbe fatto firmati pedopornografici, è una di quelle cose per cui in questa nuova rete in cui ci troviamo siamo tutti quanti, come possiamo dire, on the brink, che possiamo essere mandati a quel paese. Però ricordatevi che il problema non è questo, ovviamente, il problema è ridefinire il rapporto tra scuola, università e mondo delle imprese. Quando oggi il mio amico Ricolfi, amico intellettuale, che scrive sul Messaggero, dice: ragazzi, sono tutti buoni a dire di essere concreti, non c'è nulla di più astratto che chiedere la concretezza. Io sono d'accordo con Ricolfi, ma fino a un certo punto, perché poi se io mi sento dire ste cose qua, la riforma della pubblica amministrazione, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, il rapporto tra scuola e università, ma che cosa vogliono dire? Cosa vogliono dire concretamente? Se io ho 650.000 persone che ancora non hanno ricevuto la cassa integrazione e ho 80 miliardi stanziati da questo governo con maggior deficit, caro professore Ricolfi, il problema è come dici tu. Io sono completamente d'accordo con Ricolfi che facciamo tutti i fenomeni, però capisci, professore, che secondo me c'è un elemento di banale execution, cioè rendere concrete le minchiate che vediamo scritti sui nostri decreti. Questo è un problema, non i grandi titoli, non la direzione dove dobbiamo andare. Siamo tutti d'accordo che si deve riformare la pubblica amministrazione, è il farlo che è difficile, è il definirlo, è il licenziare, è l'assumere, è il meritare,
fare. Questo secondo me è il vero problema nell'execution delle cose, cioè sono tutti bravi a fare le riunioni, purtroppo secondo me è molto difficile metterle in pratica. Tra l'altro Ricolfi dice altre due cose, poi non è che stiamo dicendo, io apprezzo Ricolfi come pochi i giornalisti o professori in Italia, dice poi insomma questi stati generali c'hanno un altro difetto, la scarsa trasparenza che è avvenuta anche per esempio sul Comitato Tecnico Scientifico della Sanità. E l'altra cosa incredibile è il fatto che opposizione e maggioranza, e questo ha perfettamente ragione Ricolfi, non hanno dato un'idea chiara di politica economica, bisticciano su tutto e niente. Mauro dice su Repubblica che questi stati generali sono un colpo di reni di questo governo alla ricerca di una nuova legittimazione con questa finta umiltà dell'ascolto. Questi che si ascoltano? Oggi ci sono Colao che potevano benissimo leggere le sue 40 paginette, poi tra l'altro ne hanno fatte altre 9 senza ascoltare Colao. Cioè loro che cosa fanno? Vanno dai sindacati e danno un piano. Oggi l'abbiamo visto di, non so, 5G, digitalizzazione, sblocco delle opere pubbliche, metteteci tutto quello che volete perché ci sono piccoli cenni dell'universo. Ma se questi hanno fatto gli stati generali e già il secondo giorno premettono il loro piano, voi mi dovete spiegare, ma di che stiamo parlando? Ma stiamo qua a ragionare su questi che si chiudono 10 giorni con gli stuzzichini a Piazza Doria, a Villa Doria Pamphili, invece di occuparsi delle cose serie, concrete, pratiche? Sono veramente dei quacquaraquà, come direbbe Sciascia, quacquaraquà. Poi dopo, senti, oggi Franceschini, tra l'altro, che voglio dire, io lo ripeto sempre, non mi accusate di essere adesso un filo PD, vi prego, ma Franceschini, che è il capo delegazione del Partito Democratico all'interno di questo governo e che lo ha, diciamo, partorito lui, politicamente penso che sia l'uomo più geniale della politica oggi in Italia, dal punto di vista, insomma, proprio del traffico della politica, in quello che crea i governi, li disfa e li organizza. Beh, Franceschini non è solo quella roba là, perché il metodo Franceschini, io ci ho litigato con Sgarbi un botto di volte, il metodo Franceschini è nominare quei sovrintendenti, il tedesco, il francese, sembrava la barzelletta, il giapponese, l'italiano, dalla Reggia di Caserta a Capodimonte, agli Uffizi dove c'è un tedesco, ha fatto un'operazione non meritocratica, più che meritocratica, e tutti a contestare che bisogno c'era degli stranieri. Cioè il metodo Franceschini è il metodo della razionalità, ma anche un po' della concretezza. Poi io molte cose non le condivido con Franceschini, non sono un democratico franceschiniano, ma quel metodo oggi mi porta a dire a Franceschini una cosa che io condivido. Sul MES basta fare gli ideologici, ma che facciamo gli ideologici? Perché è l'altro grande tema di giornata, il MES è una questione di soldi, se ci arrivano e come ci arrivano. Poi qualcuno potrà dire mi potranno poi ricattare e altri diranno non mi ricattano, ma chiudiamola là, non ne facciamo una grande questione ideologica come in realtà molti fanno, una bandiera, perché se la mettiamo sulla bandiera siamo fottuti, vediamo i nostri interessi. L'altra cosa fondamentale su questa roba del MES è che mercoledì ci potrebbe essere una grande battaglia proprio sul MES, perché la Bonino potrebbe fare un ordine del giorno e lì sì il governo tra Movimento 5 Stelle e gli altri si potrebbe dividere. Comunque sulla cassa integrazione vi ho già parlato della Valentina Conte che continua la sua battaglia, 665.000 persone ancora senza cassa integrazione e se ne fottono, e mentre noi stiamo lì che pensiamo alle pippe di Colao sulla scuola, sui rapporti eccetera, Macron ha deciso che dal 23 maggio, giugno, le scuole saranno tutte obbligatoriamente aperte. Ma voi dite, ma come, non erano già aperte? Sì, dall'11 maggio non erano aperte, aveva litigato Macron con il Comitato Tecnico Scientifico e aveva detto, me ne fotto di quello che dice il Comitato Tecnico Scientifico. Chi aveva ragione? Macron. Non c'è stato manco un ammalato. E sapete cosa c'è scritto oggi sul Corriere della Sera? 3 righe, perché poi quando si parla di queste robe i giornali fanno gli allarmisti, secondo ondate, morti e tutto quello che volete, quando invece sono notizie buone se le dimenticano. E sapete cosa scrive il Corriere della Sera? Scrive una cosa semplicissima. Dice, i bambini sembrano contrarre molto meno la malattia, e questo ci arrivavamo anche noi mesi fa, ma anche la trasmettono di meno. Noi abbiamo la scuola chiusa, siamo i primi ad averla chiusa, gli ultimi che la apriranno, e probabilmente la apriamo dopo le elezioni regionali. E poi c'è Colao che dice rapporto scuola-impresa. Non ci vuole Colao, ci vuole Lazzolina che apra le scuole. Non ci vuole tanto per risolvere i problemi italiani. Noi stiamo distruggendo una generazione di ragazzini perché gli metteremo le mascherine, il cazzo di plexiglass, li teniamo a casa, distruggiamo anche i genitori, altro che congedi parentali. Pensiamo ai ragazzini, pensiamo alla scuola, invece stiamo qua a pensare a quello che fa l'altro, i più bravi in Europa. La Francia ha aperto le scuole e noi ci facciamo raccontare le minchiate. Palamara verrà espulso dall'ANM, cioè l'Associazione Nazionale dei Magistrati, lo scrive oggi, mi sembra,
Bianconi sul Corriere della Sera, perché così hanno chiesto i probi viri dell'ANM. È stato lui a suo tempo con Cascini presidente e segretario dell'ANM. E la cosa straordinaria è che questi poi a babbo morto vogliono espellere il proprio ex presidente, con tutti i casini che aveva fatto contro Berlusconi, contro la destra quando era presidente, perché doveva attaccarlo, abbiamo letto nelle intercettazioni, fantastica questa storia, come doveva attaccare anche Salvini. Ma la cosa divertente è che è anche ridicola, perché tu che cosa fai? Espelli da un sindacato un magistrato che però ancora fa e potrebbe fare il magistrato. Cioè, se vi vergognate di questo magistrato, tant'è che lo mandate via dal vostro sindacato, mandatelo via dalla magistratura, vediamo se il CSM, in gran parte nominato proprio da Palamara, l'uomo nero lo farà fuori. Vedremo, ma i tempi ovviamente saranno molto più lunghi, perché c'è un procedimento penale, quindi le cose andranno a rilento. Attacco a Montanelli, il giornale ovviamente ne parla, anche Pierluigi Battista dice, o a Churchill, è un conto abbattere le statue all'acme di una rivolta, ma le statue di Buddha fatte abbattere da talebani sono quello che ci ricordano quello che sta avvenendo oggi. Mascheroni sul giornale, il giornale ne fa una battaglia per le prime tre pagine del giornale sulla questione di Montanelli, dice il vizio di Sala e compagni da Lerner e poi è quello di condannare sempre a metà gli attacchi a Montanelli, perché c'è sempre il ma anche e di qua e di là. Travaglio nel frattempo risponde a un suo lettore collega disgustato del fatto che Travaglio si sia dimenticato di quella tremenda e turpe vicenda in Abissinia, e Travaglio gliela spiega a modo suo sul Fatto Quotidiano. Vi segnalo che sul Fatto Quotidiano poi dice il giornale chiede un normale finanziamento bancario per eventuali ritardi dei debitori e tutti dicono che prende soldi pubblici grazie al governo. Ci vediamo in tribunale, cioè chiunque dica che Travaglio ha preso dei soldi pubblici verrà denunciato in tribunale. Ovviamente nessuno può dire una cosa di questo tipo, e nessuno, neanche il Riformista l'altro giorno, ha detto che lui prende soldi pubblici. Dice che prende un finanziamento, e questo finanziamento è garantito da un fondo di garanzia, e il fondo di garanzia da chi è finanziato? Dai soldi pubblici. Quindi una società che si chiama Fatto Quotidiano, non si chiama così, va da Unicredit, si fa prestare 2,5 milioni, è una società che perde 1,5 milioni, quindi il Fatto perde 1,5 milioni, va dall'Unicredit, gli chiede 2,5 milioni. L'Unicredit glieli dà e questi 2,5 milioni sono garantiti al 90% dallo Stato, quindi dal fondo di garanzia dello Stato. Lo possono fare altri? Sì, lo possono fare tutti. Il punto fondamentale però è che una società in perdita si fa garantire al 90% dallo Stato un prestito di 2,5 milioni, e questa è una garanzia pubblica, non è una garanzia fatta da Babbo Natale, non è fatta da una Confidi, è fatta dal fondo di garanzia pubblica controllato dal Ministro dello Sviluppo Economico. Si potrà dire questo? Toc toc! Monteverdi, amministratore delegato del Fatto Quotidiano, o rischio io, che non ho nessuna garanzia pubblica, di essere querelato perché dico una cosa di questo tipo? Poi aggiungo, dice la Monteverdi oggi, ma ragazzi, questa è semplicemente una legge del 1996. In realtà sì, è una legge del 1996, il comma 100 dell'articolo 2 della finanziaria del 96, comma 100, articolo 2 della finanziaria del 96. Questo lo aggiungo io, ma quel comma 2 dell'articolo, quel comma 100 dell'articolo 2 della legge 96 a cui fa riferimento la Monteverdi è una istituzione di questo fondo di garanzia pubblico, quindi siamo a posto. Il piccolo problema, lo chiedo alla Monteverdi e ai grandi giornalisti finanziari d'inchiesta del Fatto, ma quel comma e quell'articolo non è stato forse cambiato dal decreto liquidità del governo Conte, che ha alzato al 90% le garanzie pubbliche? Punto di domanda. Cioè, mi sto chiedendo, il Fatto ha preso un prestito che è garantito da un ente pubblico o controllato dal pubblico, e questa garanzia non è salita al 90% di tutto il prestito grazie al decreto rilancio di Conte? No. Ditemelo, perché se io sbaglio, molto liberamente domani dirò: scusatemi Monteverdi, scusatemi Fatto, ho sbagliato, ho male interpretato l'aumento della garanzia al 90% che voi vi siete beccati. Quindi un'azienda che perde 1,5 milioni, che perde 1,5 milioni di fatturato, dati 2019, chiede un finanziamento, il finanziamento la banca glielo dà, e glielo dà insieme a una ipergaranzia al 90%, che è così alta grazie a un decreto che è appena stato votato da questo governo. Questa è la storia, poi ognuno tragga le conclusioni del giornale, che mette nel sottotitolo un giornale che non accetta nessun finanziamento pubblico. Questa è la storia, né più né meno. Poi speriamo di non rivederci in tribunale, perché qua io non c'ho un euro. Va bene, ci vediamo questa sera, Quarta Repubblica, non mancate.